Gli operatori del bollino, quelli per intenderci delle caldaie dipendenti della società partecipata di Chieti, la OPS, sono a rischio. Contratti scaduti al 31 dicembre, Fiom CGL e Fiom CISL hanno chiesto un incontro alla provincia perché le rassicurazioni del Presidente in seguito all'inchiesta avviata dalla Corte dei Conti in merito alla gestione della società che si occupa del censimento e della manutenzione delle caldaie non sono state sufficienti. Allora, i tempi sono stretti perché entro la fine di giugno del 2023 la OPS dovrà provvedere a fare le proposte delle nuove convenzioni che dovranno partire il 1 gennaio 2024. Ovviamente in questa situazione dove la Corte dei Conti sta attenzionando l'azienda, la situazione diventa più complicata e i tempi quindi diventano molto brevi. Abbiamo fatto richiesta pochi giorni fa con l'uscita sulla stampa di queste ultime notizie che riguardavano la gestione della OPS. Sabato il 7 gennaio abbiamo richiesto l'incontro. La provincia immagino ci risponderà il prima possibile perché ci sono in ballo sia la società in house che quasi per interamente della provincia, quasi il 90%, il 10% circa del comune, ma ci sono in ballo 27 posti di lavoro. Pesa anche il fatto che la partecipata OPS con costi esosi possa essere sfavorita sul mercato. Che quella dell'OPS nella situazione in cui si trova e che spero venga chiarita il prima possibile non sia in grado di fare un'offerta concorrenziale con quella che farebbero aziende private. Torneremo sicuramente a sollecitare l'incontro, ma immaginiamo che non ci saranno ritardi nella convocazione del tavolo, almeno questo ci aspettiamo soprattutto da un ente pubblico.